Leonard Peltier dovrebbe essere liberato? Sì, perché non ha commesso il fatto, perché la pena detentiva in ogni caso è stata troppo lunga. È in prigione dal 1977. Si parla di grazia, ma in realtà bisognerebbe fossero riconosciuti gli errori processuali. Facciamo però attenzione a non lasciarci prendere da questo clima di revisionismo storico, per cui gli eventi del passato vengono interpretati secondo i valori attuali. Leonard Peltier era un guerriero, un membro dell'American Indian Movement, e per questo era sul posto, per proteggere degli anziani. E per questo non ha mai rivelato chi ha sparato. In quegli anni, tra i nativi e il governo statunitense, era in corso una vera e propria guerra civile, mai dichiarata. Per cui, se polizia e FBI erano giustificati, se usavano violenza, se uccidevano, i nativi non lo erano. In quella sparatoria morì anche un indiano, Joe Kurtz Wright Stans, oltre ai due agenti federali. Ma nessuno si preoccupò di identificare il colpevole. Auspico dunque che Peltier venga liberato, ma anche che la storia venga raccontata sempre in modo obiettivo. Per sapere i dettagli, invito a leggere TP, la rivista della mia associazione Socona Cinco Mindios.